introdotte al canale, o meglio, che le perdite introdotte al canale possono essere bilanciate in cessione da un ricevitore che utilizza un amplificatore. Quindi il canale introduce delle perdite in potenza del segnale, mettiamo in ricezione un amplificatore che bilancia le perdite introdotte al canale. Che succede però se il canale è troppo lungo e introduce le perdite troppo elevate? In questi casi quello che si può fare è, poiché le perdite introdotte al canale crescono all'aumentare la lunghezza del collegamento, la cosa che si può fare è dividere il collegamento in n tratte, così ogni tratta sarà lunga molto di meno della tratta totale e quindi attenuerà molto di meno, e introdurre n-1 ripetitori. Che ricevono e ritrasmettono il segnale. Insomma, se la tratta è troppo lunga, la dividono in n tratte, utilizzando n-1 ripetitori. I ripetitori si dividono in due categorie: quelli analogici, anche chiamati non rigenerativi, e quelli rigenerativi. I primi sono essenzialmente gli amplificatori: ricevono il segnale, lo amplificano e lo ritrasmettono. I secondi invece sono dei veri e propri apparati ricetrasmittenti. Ricevono il segnale, lo demodulano, lo rimodulano e lo trasmettono. E sono riservati alle sole trasmissioni digitali. Diamo un'occhiata allora alla prima categoria, i ripetitori analogici, anche chiamati non rigenerativi. I ripetitori analogici o non rigenerativi, come detto, sono semplicemente degli amplificatori. Ricevono il segnale, lo amplificano in modo da bilanciare l'attenuazione introdotta dal canale e lo ritrasmettono. Chiaramente, poiché un amplificatore è un sistema reale e non ideale, ogni amplificatore sarà anche in grado di bilanciare la perdita introdotta dal canale, ma introdurrà del rumore aggiuntivo. L'amplificatore che segue introdurrà altro rumore aggiuntivo e così via. Per vedere come vanno le cose, basta applicare la formula di Friis, perché ci troviamo proprio in un caso in cui abbiamo la cascata di tanti sistemi. In particolare, facendo un disegno che sarà piuttosto lungo, se qui abbiamo il trasmettitore, e dividiamo l'intera tratta in n tratte, la prima tratta sarà il canale 1, che avrà delle perdite L1. E qui metto un ripetitore, che sarà caratterizzato da un guadagno G con 1, da una cifra di rumore G con 1, F con 1 e da una banda equivalente di rumore che la prendo uguale per tutti i sistemi. Quindi non lo scrivo proprio qui. Ritrasmette, per cui qui abbiamo la seconda tratta, che introdurrà delle perdite L2, che mette in collegamento col secondo ripetitore, che sarà caratterizzato da un guadagno G2 e da una cifra di rumore F2. E così via, fino all'ultimo ripetitore,
aumenta sulla lavagna, quindi invece di fare 1, 2, n-1, permette di fare 1 punti di sospensione direttamente n-1. Tratta n-1, attenuazione L con n-1, ultimo rivelitore, caratterizzato da guadagno G con n-1 e cifre di rumore F con n-1, e poi ora l'ultima tratta, caratterizzata da attenuazione L con n, che mette in collegamento l'ultimo ripetitore con il ricevitore, che possiamo modellare comunque come un sistema che ha un certo guadagno G con N, una certa cifra di rumore F con N, e ci metto anche una banda equivalente di rumore. Ok? Faccio un disegno schematico qui. Questo è il trasmettitore. Qui abbiamo un primo ripetitore che riceve il segnale e lo riamplifica. Lo amplifica e lo trasmette. Seconda tratta, terza tratta e così via. Ultimo amplificatore, ripetitore, scusate. Ultima tratta, ricevitore. Ok? Lo stesso disegno di sopra. Dimostriamo che le cose, o meglio, cerchiamo di vedere il rapporto segnale rumore in uscita in presenza di ripetitori. Il modo più semplice per gestire la cascata di tanti sistemi come rappresentato in lavagna è quello di utilizzare la formula Fries. In realtà, siccome vedo che ci sono i sistemi che lavorano a coppie, canale ripetitore, canale ripetitore, canale ripetitore, ultima tratta, penultima tratta, canale ripetitore, ultima tratta, canale ricevitore, fatemi raggruppare 2x2 tutti quei sistemi, tratta, amplificatore, e poi accoppio tutti quanti gli n sistemi che mi ritrovo. In particolare, questo primo blocco qui, che è la cascata fra il primo canale e il primo ripetitore, è caratterizzato da cosa? Beh, da un guadagno pari al prodotto dei due guadagni, e il guadagno della coppia lo chiamo G segnato. Il primo è un canale, quindi introduce perdite, il guadagno è 1 su L1. Il secondo è un amplificatore, e quindi guadagna di G con 1. La cascata del 2 guadagna di G con 1 diviso L1. E la cifra del rumore del 2, formula di Fries che applico qui sotto, cifra del rumore del primo, essendo un canale la sua cifra di rumore è proprio pari alle perdite, L1, più cifra del rumore del secondo, si chiama F1, meno 1, diviso guadagno del primo, 1 su L1. Come prima, L1 ribaltato va qui, che semplifica con L1, rimane soltanto il prodotto fra l'attenuazione del primo canale e la cifra di rumore del primo amplificatore che
rappresenta nel nostro caso il primo livello d'ora. Ripeto, cifra numero del primo, perdite, più cifra numero del secondo, meno 1 diviso guadagno del primo, inverso delle perdite. L1 semplifica, rimane soltanto F1 per L1. E lo stesso per tutti quanti gli altri, perché sono tutti quanti in cascata fra un tratto di canale e un sistema che può essere o un rivedore o, nel caso dell'ultimo blocco, il ricevitore. Questo sarà caratterizzato da un guadagno G con N-1 pari al rapporto tra G con N-1 e le perdite L con N-1 e da una cifra di rumore F segnato con N-1 pari al prodotto tra la cifra di rumore F con N-1 e l'attenuazione L con N-1. Stessa cosa per l'ultima tratta. Qui abbiamo G con N segnato pari a G con N su LN ed F con N segnato uguale a F con N per L con N. E insomma, fatto per il primo, gli altri sono tutti uguali, dove solo cambiare gli indici. Ora posso mettere in cascata tutto anzi, non lo faccio neanche tratteggiato altrimenti si confonde con i singoli sistemi, lo faccio continuo. E qui sotto riporto, vabbè, il guadagno totale è il prodotto dei singoli guadagni, ma non lo riporto neanche. È immediato e in ogni caso non mi serve perché sto soltanto valutando l'SNR alla fine, quindi il guadagno totale del sistema non conta nulla. Ok, perché amplifica sia il segnale che il rumore, quindi nel rapporto segnale rumore si amplifica. Ma se lo dovete fare, il guadagno totale è la produttore dei guadagni. Scriviamolo, va. G totale è la produttore del G segnato. G segnato con 1. Per G segnato con 2, per G segnato con N-1, per G segnato con N, e cioè la produttoria per I che va da 1, forse è piccolo, vado a scrivere loro qui sotto. G totale è la produttoria per I che va da 1 a N di G segnato con I, cioè la produttoria per I che va da 1 a N dei guadagni per l'attenuazione. Anche ovvio. Uno attenua, l'altro amplifica, poi attenua, poi amplifica, poi attenua, amplifica, e il prodotto. Se sta attenuando va al denominatore. Per la cifra di rumore invece basta applicare la formula di Fries, che nel nostro caso diventa la cifra di rumore del primo più la cifra di rumore del secondo meno 1 diviso il guadagno del primo più la cifra di rumore del terzo meno 1 diviso il guadagno del primo per il secondo più la cifra di rumore dell'ultimo meno 1 diviso il prodotto dei guadagni che lo precedono, scritto in termini delle cifre di rumore degli amplificatori, cioè dei ripetitori, e delle perdite dei canali, diventa F con 1 L con 1 più F con 2
L con 2 meno 1 diviso G con 1 su L con 1 più F con 3 meno 1, L con 3 meno 1 diviso G con 1 su L con 1 G con 2 su L con 2 più F con N L con N meno 1 diviso G con 1 su L con 1 G con N meno 1 su L con N meno 1. Ci vuole più tempo a scriverlo che a capirlo, insomma la formula di Friis, non c'è nulla da capire. Quello che è interessante invece vedere è come si semplifica questa espressione se io suddivido le tratte e progetto i ripetitori in modo tale che ogni ripetitore bilancia perfettamente l'attenuazione della tratta che lo precede. Cioè, se il canale attenua i 30 dB, io dopo ci metto un ripetitore che ha un guadagno di 30 dB esattamente. Cioè, come semplifica con la scrittura? Se il guadagno del ripetitore che segue il canale ha un guadagno pari, appunto, se il ripetitore che segue il canale ha un guadagno pari all'attenuazione del canale che lo precede. Insomma, che succede se G con I uguale a 1 su L con I? O meglio, uguale a L con I su F. Cioè, se ogni ripetitore bilancia perfettamente le perdite del canale che lo precede, qua. Vuol dire che il rapporto tra G con I e L con I fa 1. Quindi al denominatore qua non c'è nulla. In questo caso la cifra di numero totale assume un'espressione molto semplice perché F1 L1 più F2 L2 meno 1 più F3 L3 meno 1 e così via. Insomma è la sommatoria su I che va da 1 a N di cifra di rumore iesima per perdita iesima meno quanti meno 1 ho? N meno 1. Quindi meno n meno 1. E badate, questo è circa uguale se f con i, l con i è molto maggiore di 1, che è quello che succede, che stiamo parlando di attenuazione del canale. L con i quanto faceva? Prendete l'esempio precedente, un cavo coassiale con attenuazione di 1 dB a metro lungo 70 metri, 70 dB, 10 alla 7. Quindi L fa 10 alla 7 per F con un numero maggiore di 1 perché è una cifra di rumore, siamo molto ma molto al di sopra di 1. Quindi questo termine qua non conta nulla rispetto a questo, diventa semplicemente la sommatoria per I che vado 1 a N di F con I e L con I. Cioè non ha proprio senso portarsi dietro questi numeri perché sono alla settima cifra decimale. Ho le prime cifre significative, poi 7 zeri e poi dopo un'altra cifra nell'esempio precedente. E se sono tutte uguali, di loro, perché ci metto dei ripetitori che sono tutti uguali fra di loro, quindi hanno la stessa cifra di rumore, e un ricevitore che ha la stessa cifra di rumore dei ripetitori, quindi tutti i sistemi hanno la stessa cifra di rumore, tutti i ripetitori e il ricevitore finale, e se tutti i canali hanno la stessa attenuazione, perché magari sto prendendo un canale che è un cavo e lo divido in tante tratte identiche fra di loro, essendo lo stesso cavo della stessa lunghezza avrà le stesse attenuazioni. Beh, in questo caso questa somma di n termini è semplicemente n volte un singolo termine. E quindi la cifra di rumore risulta
totale è quella roba lì. Vediamo se si ha qualche guadagno, cioè se le cose vanno davvero meglio utilizzando dei rivenditori. E lo vediamo tramite questo esempio. Prendiamo un canale, che può essere un canale guidato, in cui le attenuazioni sono date in termini di decibel a per unità di lunghezza. E confrontiamo il rapporto segnale rumore in uscita del ricevitore nel caso non utilizzassi alcun ripetitore e nel caso invece in cui divido l'intera tratta in n sottotratte e utilizzo n-1 ripetitore. Allora, abbiamo un segnale a banda 4 kHz che viene trasmesso a distanza di 200 km su una linea telefonica con attenuazione di 2 dB a chilometro. Al ricevitore è presente un apparato ricevente, appunto, che ha una cifra di rumore pari a 5 dB e una banda equivalente di rumore pari proprio alla banda del segnale. È richiesto un SNR in uscita al ricevitore di 30 dB. Le domande sono: a) valutare la potenza da trasmettere per soddisfare questa specifica, b) valutare la potenza da trasmettere per soddisfare quelle specifiche quando utilizzo dei ripetitori analogici, quindi non rigenerativi, ogni 10 km. Tutti uguali tra di loro ed equispaziati, ognuno con guadagno pari a 20 dB e cifra di rumore pari a 5 dB. Nel primo caso, che situazione abbiamo? Trasmettitore, segnale ST, un canale che è lungo 200 km e attenua 2 dB a chilometro. Le perdite quanti sono? Quanto valgono? 400 dB. 2 dB a chilometro per 200 km fa 400 dB.
cioè 10 alla meno 40, 10 alla 40 l'attenuazione, è enorme. Capite che servirà una potenza immensa da trasmettere, e quindi non è assolutamente realizzabile una cosa del genere. In ricezione abbiamo un amplificatore a guadagno G pari a, non c'è neanche scritto, anche perché non ci serve in effetti, perché se noi vogliamo valutare il rapporto segnale rumore, l'ultimo amplificatore non conta nulla, perché amplifica sia il segnale che l'ingresso che il rumore, quindi il rapporto segnale rumore non conta, ecco perché non è fornito il problema. La cosa importante è che la cifra di rumore è 5 dB e la banda equivalente di rumore è pari a 4 kHz. L'SNR in uscita qui abbiamo detto che è la potenza trasmessa diviso le attenuazioni per la cifra di rumore. E poi K T con 0, banda equivalente di rumore. Non ho detto nulla qui nel problema, quindi faccio assunzione che siamo a temperatura ambiente e tutte le sorgenti di rumore sono quelle causate da una sorgente di rumore a temperatura di rumore pari alla temperatura ambiente. Abbiamo appena detto che l'SNR deve essere pari a 30 dB, 30 dB è 1000, 10 alla 3. Questo deve essere l'SNR, che è pari alla potenza da trasmettere, che è la mia incognita, diviso le perdite, 400 decibel, quindi 10 alla 40, la cifra di rumore F, 5 dB, quindi 10 alla 5 decimi, radice di 10. KT con 0, KT con 0 abbiamo detto che è 4 per 10 alla meno 21, perché K è 200, è 1,38 per 10 alla meno 23, mentre T con 0 è 293, prodotto fa 4 per 10 alla meno 23, meno 21. E la banda equivalente di rumore è 4 kHz, quindi 4 per 10 alla 4. Invertita questa, trovate la potenza da trasmettere. Quanto fa? Il denominatore fa 5 per 10 alla 24. Abbiamo 4 per 4 fa 16, che moltiplica radice di 10 e che moltiplica meno 40 e meno 21 fa 19, meno 4 fa 15 e 3 fa 18. Più facile fare questo conto, quanto fa questo numero? 10 alla 18 non serve, deve fare solo 16 per 10 e 10. Quanto è 16 per 10 e 10? 50 litri di quadro. 50,3. E quindi è 5 per 10 alla 19. Più 19, più 4 fa 23 e 3 fa 26, scusate, 26 e 50, quindi 27. Vabbè, insomma, un numero spropositato, 10 alla 27 watt. Ok? Vuol dire non si può trasmettere quella istanza con quel e riceve un SNR così alto. Quindi abbiamo appena calcolato, la potenza da trasmettere sarebbe 5 per 10 alla 27 watt.
Vediamo come invece i ripetitori permettono la trasmissione a questa distanza. E quindi rispondiamo alla domanda B, li ripetiamo il calcolo in questo caso, quando impieghiamo dei ripetitori ogni 10 km. Quindi abbiamo nella domanda B un trasmettitore, una fila di ripetitori. E quanti sono questi ripetitori? 19. Perché sono 200 km, quindi ogni 10 km sono 20 tratte, 19 ripetitori. Con guadagno G pari a 20 dB, ma se la tratta è lunga 10 km, l'attenuazione sarà 20 dB di ogni tratta. E quindi il guadagno di ogni amplificatore è anche uguale alla perdita di ogni tratta. Il canale, la lunghezza di ogni tratta è 10 km. Per cui la perdita di ogni tratta è 20 dB, che è pari proprio al guadagno di un amplificatore che segue quella tratta. E la cifra di rumore F è 5 decibel, più il ricevitore, che è il ventesimo blocco, che sarebbe cascata l'ultima tratta più il ricevitore. Ma anche l'ultima tratta è lunga 10 km per cui un'attenuazione di 20 dB, e anche il ricevitore ha una cifra di rumore pari a F, pari a 5 dB. Quindi è un caso semplice in cui non mi devo fare la somma complicata di F con I, L con I, bilanciata dei guadagni, ma posso direttamente fare n volte FL, perché siamo nel caso precedente. C'è questo qui. Ci troviamo nel caso in cui il guadagno di ogni amplificatore bilancia perfettamente la perdita del canale che lo precede, per cui la cifra totale di rumore è questa qui. E se non sbaglio dovremmo trovarci anche in questo caso, cioè il caso in cui il prodotto fra la perdita e la cifra di rumore è molto maggiore di 1. Ma direi proprio sì, perché la perdita è 20 dB, cioè 100. Per la cifra di rumore che è radice di 10, che sarà 3 qualcosa, diciamo è roba tipo 300. 300 direi molto maggiore di 1. Quindi possiamo anche evitare di portarci dietro meno 19. Se poi lo potete fare, alla fine del conto ci scrivete anche meno 19. Per cui questa è più o meno la cifra di rumore globale. Ma siccome tutte le cifre di rumore coinvolte, tutte le perdite sono le stesse, è semplicemente 20 volte, perché ho n tratte, LF. Quindi l'SNR in uscita è sempre la potenza trasmessa diviso la cifra di rumore globale, F totale, per K I con 0, banda equivalente di rumore. Quindi, imponendo che questo SNR ricevuto sia uguale a 30 decibel, cioè 10 alla 3, otteniamo cosa? Che la potenza da trasmettere è 10 alla 3 l'SNR richiesto per la cifra di rumore totale, che è 20 per LF, L fa 20 dB, cioè 100, e L fa 5 dB, cioè radice 10, poi KT con 0 che fa 4 per 10 alla meno 21,
e poi bande equivalenti ai rumori che sono 4 hertz, 4 per 10 alla 4. Quanto fa tutto? Abbiamo 4 per 4 fa 16, per 2 fa 32, per radice di 10, quindi 3,2 per radice di 10, e c'è un 10 da tenere. No, scusate, 4 per 4 16, per 2 fa 32, 320, e c'è un 10 alla 2 da tenere. 13 e 10 l'ho messo, qui c'è un 10 alla 2, e 10 alla 2 fa 10 alla 4, e 3, 7, e 4, 11, meno 21, fa meno 10, se non sbaglio. Quanto è 3,2 invece di 10 per 10 alla meno 10? 10 alla meno 9. Qualcosa di? 1 per 10 meno 9. 10 meno 9. Quindi è 1 gigawatt. Come vedete, in questo caso basta una potenza enormemente minore. Ma d'altra parte le comunicazioni a distanza di centinaia di chilometri si fanno, quindi c'era qualcosa. Questo esempio ci fa capire adesso il motivo per il quale le prestazioni in termini SNR cambiano così drasticamente, perché volendo generalizzare questo esempio al caso in cui non ho 10 dB a chilometro di perdite, ma una perdita del tipo half dB per unità di lunghezza, avremo che l'SNR senza ripetitori è, abbiamo detto, 1 su 1 per F, quindi attenuazione globale per cifra di rumore ricevitore. Per SNR in ingresso, quindi è potenza trasmessa diviso K T con 0 a banda equivalente rumore. Ma la perdita quant'è? La perdita è 10 alla alfa decimi, perché fa data in termini di alfa decibel a chilometro, per la distanza totale. Se invece utilizzo dei ripetitori e sono tutti uguali e dividono le tratte in tutte tratte uguali e ogni ripetitore ha una cifra di rumore, ha un guadagno pari alla perdita della tratta che lo precede, e tutte le cifre di rumore degli amplificatori sono tutte uguali, dei ripetitori, e uguale anche la cifra di rumore del ricevitore, così non perderemo a fare queste cose, abbiamo scritto direttamente questa formetta qui. Allora, in questo caso l'SNR con ripetitori diventa 1 su la cifra di rumore globale, che stavolta è n volte la perdita di una singola tratta, sì, questa è la lunghezza totale, fatemela chiamare qui, va bene? Questa invece è la lunghezza di una tratta, la perdita di una tratta, per la cifra del numero ricevitore, per la potenza trasmessa diviso K T con 0 banda equivalente rumore. Dove abbiamo detto qui che le perdite totali erano 10 alla alfa decimi
se alfa sono le perdite per in termini di B per unità di lunghezza, per la lunghezza totale del collegamento che è pari magari a D totale. Mentre invece L1, la lunghezza di una tratta, è 10 all'alfa decimi diviso la lunghezza di una tratta. Ok? Ma quindi, poiché abbiamo detto che sto utilizzando n ricevitori, D totale è n volte di una tratta, cioè la distanza totale è pari a n volte la distanza della singola tratta, perché ho diviso la distanza totale in n tratte. Quindi questo qua è 10 alla alfa decimi di con 1 per n, e cioè questo è uguale a L1 alla n. Va bene? Ma è chiaro, se io sto dicendo che l'attenuazione in termini di B per unità di lunghezza, se raddoppio la lunghezza, le perdite vanno come il quadrato. Perché la cascata di attenuazione, se aumento la lunghezza di n volte, le perdite aumentano esponenzialmente di n, e quello è il punto. Quindi se riscrivo le perdite totali qui in termini delle perdite di una singola tratta, così lo vedo uguale a questo termine L1 qui e le posso confrontare, ottengo che questo è 1 diviso la perdita sulla singola tratta alla n per f per potenza trasmessa diviso k t con 0 banda equivalente di rumore. E allora la differenza è lampante. Qui avete l'attenuazione di una tratta elevata alla n, enorme. Qui invece avete un'attenuazione di una singola tratta moltiplicata per n, molto più piccola. Dall'esponente è passato a un coefficiente moltiplicativo. Ecco perché l'SNR con i ripetitori, in questo esempio qui abbiamo appena visto dove il mezzo era guidato e l'attenuazione era data in termini di dB a chilometro, dicevo, ecco perché l'SNR con dei ripetitori è molto maggiore dell'SNR senza ripetitori.